Ma salve a tutti, benvenuti su SissiTube in pigiama. Praticamente è sera, è sabato sera soprattutto, e io sono nella mia stanzetta con la voglia di registrarvi un video. E quindi, anche se non si vedrà alla perfezione, però avevo veramente voglia di girare un video. E soprattutto sono in pigiama. E questo è rosa, è molto carino. Se volete vi faccio vedere l'outfit, ma non è il caso. E sono molto emozionata perché questo video è in collaborazione con Alessia Coppola, che è una scrittrice meravigliosa, una donna veramente molto sensibile. Lei è famosa per aver scritto, ad esempio, Alice from Wonderland, che è un libro spettacolare. Presto con Alessia Coppola e Danny in the Bed ci saranno delle sorprese, quindi rimanete collegati perché presto, se amate Alessia Coppola come me, amerete questa sorpresa, ecco. Allora, questo video appunto è in collaborazione con Alessia e si chiama Il nome dentro a un libro book tag. Qui sotto nell'info box vi metto il canale YouTube di Alessia, il link al blog di Alessia e vi metto anche il link di dove comprare il suo nuovo romanzo, che è Il filo rosso. Vi metto tutto qui sotto nell'info box. Spero di aver detto tutto bene perché io non sono molto professional sotto questo punto di vista. Allora, iniziamo con il book tag inventato da me, Alessia. Che cos'è il nome dentro a un libro book tag? È molto semplice. Praticamente ad ogni lettera del nostro nome deve corrispondere un libro. Io mi chiamo Silvia e quindi iniziamo con la lettera S. In questo caso ho scelto Se il mio sole anche di notte, di Amy Herman. Eccolo qui. E questo libro ancora devo leggerlo, ed era l'unico con la S nella mia libreria, quindi dovevo scegliere per forza questo. Ma leggendo dalla trama, deve essere un libro molto molto triste, poiché parla di Ambrose Young è un bellissimo, alto, muscoloso ragazzo dai capelli lunghi e che gli arrivano alle spalle e uno sguardo che brucia il desiderio brucia certo, di desiderio. Ma è davvero troppo per una come Fern Taylor. Lui è perfetto, il classico protagonista di quei romanzi d'amore. E lei sa bene di non poter essere all'altezza di un ragazzo del genere. Poi lui partirà per la guerra e torna dalla guerra completamente cambiato, sfregiato. È sfigurato nei lineamenti e ferito nell'anima, quindi deve essere un romanzo alquanto triste. Vi farò sapere. Poi la I, che è S-I per forza, la I di Incanceron. Questo libro è veramente molto vecchio, l'ho comprato però poco tempo fa. E mi ha colpito moltissimo perché ne ho sentito parlare veramente bene da Anita e quindi mi ha incuriosito molto e l'ho comprato. E poi la copertina è spettacolare, un bel mamozzone, devo dire la verità. E questa è la lettera L, questo è fresco fresco perché è arrivato oggi. Ne approfitto per ringraziare di cuore Duca Von P, Nick, che mi ha regalato le streghe di Salem. Aspetta. Le streghe bambine di Salem di Frances Hill, una storia vera del 1692. Mette i brividi soltanto la copertina. Non so perché a me le storie di streghe di Salem soprattutto me ne sento molto familiare in qualche modo e Madonna, ho l'ansia di leggere questo libro, però non vedo l'ora. Sensazioni contrastanti, però io intanto ti ringrazio tantissimo, Nick, per avermelo regalato, perché questo libro è praticamente introvabile. Se riuscite a trovarlo, costa un occhio della testa. E quindi io ti ringrazio veramente di cuore. Quindi questa è la lettera L. Vabbè,
Passiamo alla lettera V, che è Vita di Tara, di Graham Joyce, 6 volte vincitore del British Fantasy Award, e tra l'altro di questo libro, uno dei migliori romanzi fantasy che ho letto, Stephen King. Quindi, per averlo detto Stephen King, noi ci fidiamo e presto lo leggeremo. Una copertina molto bella, ne ho sentito veramente parlare benissimo da chiunque, quindi sono molto curiosa. Parla di una bambina che scompare e ritorna improvvisamente un giorno dopo tantissimo tempo, eppure questa bambina continua ad avere l'aspetto di quando è scomparsa anni e anni prima, quindi è un po' fantasy thrilleroso da leggere. Passiamo alla lettera I, e io ho scelto un libro che credo di non avervi mai mostrato, se non forse in un book haul tempissimo tempo fa, ed è Incanto di Cenere. Questo libro, a parte che è spettacolare perché io amo questa copertina, ma la adoro perché il libro è quadrato quasi, e vicino ho un libro normale. Sembrano uguali, ma vi assicuro che è quasi quadrato. Vabbè, comunque adoro la trama di questo libro. Praticamente parla di... Dov'è la trama? Apro e c'è questo. Chi santi numi è mai questo? C'è scritto dietro. Dice: una fanciulla e le sue sorellastre, una scarpina di cristallo, topi e zucche, un grande ballo, ma soprattutto un terribile segreto e un patto diabolico. Questo libro praticamente è un retelling di Cenerentola, dove però è Cenerentola la cattiva, e quindi ero veramente molto curiosa di leggerlo. L'ho comprato quasi un anno fa ed è ancora nella mia libreria. È un libro molto sottile, non so perché ancora io non l'abbia letto. Va bene, andiamo avanti. L'ultima lettera del mio misero nome a 6 lettere è Accadde a Natale, di Sarah Morgan. Questo qui spero di leggerlo quest'estate. Ora non mi ricordo l'ordine perché libreria c'ho mentre fuori nevica, e lo leggerò sicuramente questo Natale. E questo qui non mi ricordo, mi pare che è l'ultimo che è uscito, quindi mi manca quello di mezzo che è qualcosa con estate dentro, non mi ricordo. Oddio, nessuno racconta il Natale meglio di Sarah Morgan, non vedo l'ora di leggere questo libro a Natale, non vedo l'ora che sia Natale soprattutto. E questa storia, bellissimo questo verde dentro, sono dei libri collegati che parlano di vari fratelli. Questo qui parla di Tyler O'Neill, ex campione di sci, almeno credo, mentre gli altri due parlano di altri due fratelli, ma non vorrei dirvi bagianate perché io ancora non li ho letti. E questi sono i libri che compongono il nome Sylvie. Benissimo, oddio santo, stava crollando tutto, è tipo l'una di notte, io sto, sembro pazza, ho preso 300 lampade, io vi faccio vedere perché i video di Sissi non sono normali. Ora guardate, c'è questa lampada e quest'altra lampada, e qui sopra avevo la telecamera, quindi proprio attrezzatissimi. E nulla, è tardissimo, sembro pazza, mia mamma che intanto bussa fa: ma parli da sola? E potrei rispondere sì, praticamente. E il tag comunque finisce qui, siete tutti taggati, tutti quelli interessati a fare questo tag, ovvero il nome dentro un libro, e se siete interessati fatelo anche voi, perché secondo me è molto carino. Se vi chiamate con un nome molto più lungo forse no, e questo tag viene anche meglio, perché chiamarsi Anna dovreste prendere due libri con la e due libri con la N. Va bene, voi fatelo se volete, perché secondo me è molto carino. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di Alessia, al canale, cioè al blog, andate a comprare il suo romanzo, Il Filo Rosso. Vi metto qui sotto dove comprarlo con tutte le informazioni. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!